Lorenzo Sassi, capo progettista della Power Unit Ferrari. Lorenzo, si dice che la Malesia Sepang sia un circuito particolarmente severo con la Power Unit, con la motorizzazione, ma è davvero così? Sì, la severità del circuito è essenzialmente dovuta alle condizioni ambientali che molto spesso sono critiche in termini di temperature e di umidità, quindi il circuito di per sé rappresenterebbe una severità intermedia, ma le condizioni ambientali lo rendono critico proprio a livello di garantire il rispetto delle temperature operative a cui la Power Unit è progettata, quindi in effetti c'è molta attenzione sull'aspetto termico. Proviamo a livello del mare con un altissimo grado di umidità nell'aria. Rispetto ai generazioni di motori aspirati, questi turbo possono un po' compensare con le loro caratteristiche di progetto queste caratteristiche dell'aria? Il turbo, contrariamente ai motori aspirati, ha di per sé la capacità di compensare le avverse condizioni atmosferiche e quindi la minor densità dell'aria. Quindi a livello di performance il turbo è comunque in grado di garantire la massima performance anche in condizioni ambientali di per sé non favorevoli. È chiaro che questo rappresenta comunque una severità su alcuni componenti perché significa stressare alcune parti in maniera più spinta rispetto a condizioni più favorevoli. E parlando proprio di stress, uno stress per i tecnici sono le regole 2015 che impongono un massimo di 4 power unit in tutta la stagione per non incorrere poi in penalizzazioni sulla griglia. Questo significa che alcune scelte saranno orientate verso la prudenza? Sicuramente il nostro lavoro è quello di trovare il corretto compromesso tra la massima performance e l'affidabilità anche sul lungo periodo. Quindi sarà possibile in alcuni casi ridurre la massima performance per garantire l'affidabilità, ma ritengo che questo dovrà avvenire solamente al venerdì e di garantire invece sempre la massima performance in qualifica in gara. Dopo i test invernali, dopo la gara della stagione, credo che si possa dire con una certa sicurezza che in termini di power unit la Ferrari ha fatto veramente un significativo passo avanti. In questa ottica, credi che il podio di Melbourne sia un risultato ripetibile anche in Malesia? Penso che Melbourne e anche i test invernali abbiano dimostrato che la seconda posizione è sicuramente consistente per Ferrari. Dobbiamo ovviamente stare attenti ai competitor, ma riteniamo di poterci ripetere a questi livelli, senza dimenticare però che l'obiettivo primario è consolidare la seconda posizione, ma arrivare il prima possibile a insidiare la prima posizione.